Nuova edizione di Spazio Professioni, il nostro notiziario dedicato al mondo dei professionisti, come sempre toccheremo eh, ambiti legati proprio a questo mondo, dall'Italia all'Europa, ma iniziamo dal nostro paese in particolare, eh, iniziamo con il DDL Lavoro Autonomo, perché lo scorso 20 di luglio il presidente di Conf Professioni, Gaetano Stella, ha incontrato il presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi. Al centro dei colloqui i temi di interesse del comparto delle libere professioni e in particolare il DDL sul lavoro autonomo attualmente all'esame di Palazzo Madama. Un provvedimento che, secondo Stella, rappresenta una straordinaria occasione per il rilancio del comparto professionale dopo una lunga stagione segnata da misure fiscali sfavorevoli e da provvedimenti di riforma complessi e spesso punitivi. Entrando nello specifico del Jobs Act degli autonomi, il presidente di Conf Professioni ha sottolineato la necessità di includere liberi professionisti nel sistema del contratto di rete per dotare la categoria di uno strumento agile e dinamico, utile soprattutto per intercettare le occasioni dischiuse dalla apertura ai bandi europei e nazionali. In tale direzione va anche un emendamento del relatore Sacconi, al quale Conf Professioni ha manifestato il pieno appoggio. Allo stesso modo, Stella ha ricordato l'esigenza di coinvolgere le associazioni delle professioni ordinistiche tra i soggetti che possono stipulare convenzioni con gli sportelli del lavoro autonomo che verranno costituiti nell'ambito dei centri per l'impiego. Un'altra proposta lanciata sempre da Conf Professioni è quella che prevede la deducibilità nel limite di 250 euro annui dei contributi volontari versati a favore degli enti bilaterali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore o altre forme Mutualistiche che erogano prestazioni di assistenza sanitaria. Piena sintonia poi tra Sacconi e Stella sulla necessità di una vera semplificazione per gli studi professionali. Sacconi ha posto l'accento sul tema della sussidiarietà e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Temi che trovano l'appoggio di ConfProfessioni, che tuttavia auspica un coinvolgimento delle rappresentanze del mondo professionale nella fase di attuazione degli interventi da parte del Governo. L'ADEP, l'Associazione degli enti previdenziali privati, ha deliberato di sostenere l'iniziativa Atlante 2 per il salvataggio bancario. Dopo la richiesta del governo di immettere 500 milioni di euro. L'annuncio al termine dell'assemblea del 25 luglio dell'associazione che sottolinea nel documento approvato l'importanza di investire a sostegno del sistema paese nel quale i professionisti operano. I consigli di amministrazione delle varie casse dovranno ora tradurre in pratica l'esito del voto in base anche alle valutazioni tecniche e finanziarie. Le varie quote saranno ripartite tra le casse tenendo conto del numero degli iscritti e del patrimonio. Dal primo luglio, la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea è stata assunta dalla Slovacchia, che subentra così. Allora, il primo ministro slovacco Robert Fico, durante la plenaria del Parlamento del 7 luglio scorso, ha presentato quelle che saranno le linee guida eh, dei suoi sei mesi di presidenza. Intanto vediamo le immagini eh, del, dell della rassegna ufficiale col quale eh, all'inizio del mese è stata insignita la Slovacchia del mese di presidenza dell'Unione Europea. Dicevamo i, sei, i quattro punti principali, le linee guida eh, dei sei mesi di presidenza della Slovacchia crescita economica, rafforzamento e modernizzazione del mercato unico, politiche di migrazione e di asilo sostenibili e maggiore impegno europeo a livello mondiale. Entrando un po' più nel merito, il primo ministro slovacco ha spiegato che il mercato unico è uno dei traguardi più importanti raggiunti dall'Unione Europea, tuttavia esso deve essere adattato in funzione delle nuove realtà ed esteso allo spazio digitale e al settore dell'energia. Infatti, lo sviluppo di un'unione dell'energia e di un mercato unico digitale rappresentano un importante potenziale per aumentare la competitività e l'innovazione dell'economia europea e creare anche nuove opportunità. È stato anticipato che, durante il semestre, verranno discussi anche i cambiamenti legislativi in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinazione dei sistemi di previdenza sociale e revisione della direttiva sui lavoratori distaccati. Infine, la Presidenza slovacca ha annunciato che cercherà di il cittadino europeo al centro, optando per una comunicazione più diretta che possa mostrare chiaramente i risultati concreti che sono stati raggiunti e che hanno un impatto positivo nella quotidianità delle persone. Restiamo in ambito europeo, la Commissione sta esplorando le opzioni esistenti per migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra gli Stati membri riguardo all'eliminazione della doppia imposizione fiscale. Al momento gli unici strumenti esistenti a livello europeo sono la Convenzione sull'arbitrato e il codice di condotta adesso relativo che vengono considerati insufficienti però per la creazione di un clima di certezza fiscale che possa attirare investimenti nell'Unione Europea e che abbia un effetto positivo anche sull'occupazione. L'iniziativa rientra nel piano d'azione della Commissione per un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione Europea. E sono online due decreti del Ministero dello Sviluppo, che rendono disponibili complessivamente 380 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale relativo a Imprese e Competitività per il periodo 2014-2020, per promuovere l'innovazione e accrescere la competitività delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. Rende noto una nota ministeriale diffusa lo scorso 18 di luglio. Di questi eh, 320 milioni, 180 sono destinati al sostegno di progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi esistenti. Riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente da realizzarsi tramite lo sviluppo di tecnologie nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione. Sette Le tematiche prioritarie dell'informazione e della comunicazione, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanzate, spazio, tecnologie riconducibili alla sfida per le società del programma Horizon 2020. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione di Spazio Professioni, grazie per essere stati con noi, appuntamento la prossima settimana.